La tanto richiesta modalità mercenari è tornata con Resident Evil Village, sebbene un po' diversa da come la ricordavamo. Per chi non lo conoscesse, è un extra introdotto per la prima volta con Resident Evil 4, poi mantenuto nel quinto e nel sesto capitolo con qualche variazione. Resident Evil Revelations e Revelations 2 hanno invece optato per una modalità chiamata Raid, diversa ma comunque ispirata alla precedente. L'obiettivo originale era sopravvivere a determinati stage entro la fine del tempo, per ottenere il massimo della valutazione e il famoso End Cannon. Le orde di nemici erano infinite, i proiettili scarseggiavano, c'erano boss specifici a rendervi la vita più complessa e sparse in giro per il livello, delle clessidre aiutavano a incrementare il tempo massimo a disposizione. Con Resident Evil Village, però, le cose si sono fatte un po' diverse. Eccovi quindi 4 consigli per affrontarla a dovere. La nuova versione si basa più sulla velocità d'esecuzione combinata all'efficacia e ricorda un po' i raid di Revelations. Ogni livello è suddiviso in 3 zone, ciascuna con condizioni specifiche per il completamento, di base un numero preciso di uccisioni. Si parte sempre dalla stanza del duca, in modo da poter gestire l'equipaggiamento e le munizioni, che sono sempre abbondanti. A differenza di quanto accadeva in Resident Evil 4, qui c'è una quantità limitata di nemici, finiti i quali si deve per forza passare all'area successiva. Non è più solo una lotta per la sopravvivenza, e il focus si è spostato sulla nostra capacità di gestire il tempo, mantenere la combo attiva ed eliminare quanti più nemici possibile prima di spostarci altrove. Il contatore del punteggio finale per ciascuno stage, infatti, terrà conto sia dei soldi raccolti sia del tempo rimasto, convertendo entrambi in punti. Insomma, più vi sbrigate, rimanendo efficienti, più alto sarà il vostro punteggio. Come per ogni nuovo contenuto, serve un po' di tempo per capirlo appieno. Bisogna trovare l'arma adatta a noi, per esempio, e studiare i punti di apparizione dei nemici per prevedere le loro mosse e mantenere la combo. Il vostro primo obiettivo, dunque, deve essere giocare in maniera rilassata per conoscere i diversi livelli e puntare a una B come valutazione. Perché proprio una B? Semplice, perché a ogni grado corrispondono delle ricompense e strappare una B vi garantirà abbastanza soldi extra per costruire al meglio la vostra strategia futura. Oltre alle sfere dorate per incrementare il tempo massimo, Mercenari mette a disposizione anche delle sfere blu per ottenere nuove abilità. Ogni sfera fa scegliere fra 3 opzioni, è quindi importante decidere la strategia da usare e agire di conseguenza. Accumulare la stessa abilità permette infatti di aumentare l'efficacia, mentre variarle consente di essere più versatili. Adattate Ethan al vostro stile e non temete di improvvisare. L'importante è memorizzare dove si trovano queste sfere blu e interagire con esse prima di iniziare la carneficina vera e propria. Nonostante un arsenale di tutto rispetto, il coltello rimane un'arma da tenere sempre in grande considerazione. Nel nostro caso è stato addirittura alla base di una strategia per superare un livello nel miglior modo possibile. In condizioni normali, questa minuscola lama farebbe il solletico ai Lycan o a Fini. Tuttavia, esiste una particolare abilità che si sblocca ottenendo il rango A, Masamune. Questa potenzia di 10 volte i danni inflitti con il coltello a scapito di quelli delle altre armi. Pensate che il gioco non valga la candela? Beh, allora ne riparleremo quando vi troverete soltanto con una Magnum scarica e le vostre fidate granate accecanti. Allora, il coltello potenziato sarà la vostra unica salvezza. Questi sono i nostri consigli per la modalità mercenari. Ne avete altri? E che rapporto avete con questa modalità? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.